Ciao ragazze, oggi faccio un video sui 6 prodotti no della Lush, che quindi sono stati degli acquisti sbagliati. Ho fatto il video sui 6 prodotti preferiti, adesso faccio il video proprio su quei prodotti che non mi sono piaciuti per niente. Allora, partiamo subito. Partiamo con un sapone. È uno degli ultimi usciti, e secondo me faceva anche meglio a non uscire. Si chiama Bon Ton, è rosa, questo qua adesso è in realtà un pezzo particolarmente scuro, in realtà dovrebbe essere rosa più chiaro, ha un odore che, mamma mia, è qualcosa di sconvolgente, cioè in teoria vi dico che dovrebbe essere, cioè dovrebbe profumare di vaniglia. Di gelsomino di Lang Lang. Se voi ci trovate della vaniglia, del gelsomino e dell'ylang ylang qua dentro, fatemelo sapere perché io proprio non li ho trovati. Poi, altro sapone. L'altro sapone è a qualcuno piace caldo. Ed è questo qua. Adesso questo è usato, ovviamente. L'odore è stupendo, io lo adoro perché è molto speziato, sa proprio di cannella, è veramente buonissimo l'odore. Il problema è che è scrabbante, ma è troppo scrabbante, cioè vi scortica. Cioè questo sapone è qualcosa di... Non, cioè, io non riesco a usarlo, non riesco a usarlo, veramente mi fa del male proprio, cioè è assolutamente... è troppo, troppo, decisamente troppo scrabbante. Quindi peccato perché l'odore è buonissimo, però è veramente troppo. Infatti adesso lo stanno anche pensionando, quindi a breve non, entro breve non ci sarà più. E poi, finita la parte saponi, parliamo di due oli da massaggio. Allora, gli oli da massaggio della Lush sono solidi, come sapranno. Allora, uno che non mi piace per niente è il circolo vizioso. Questo vabbè, ormai è usato perché cerco disperatamente di finirlo. Ha un odore che a me non piace veramente per niente, cioè qualcosa di puzza, cioè secondo me puzza veramente. Idrata abbastanza, quindi vabbè. Lo uso magari la sera quando poi non devo uscire, perché se esco con addosso questa roba, la gente pensa che invece di essermi lavata mi sono buttata nella spazzatura. Cioè, questo qua dovrebbe sapere, ve lo dico subito, dovrebbe sapere di rosa, lavanda e finocchio. Io sento solo il finocchio, forse, cioè, probabilmente è quello che dà un odore veramente orrendo. La rosa e la lavanda che io adoro, qua dentro non ci sono assolutamente. Quindi qualcosa di osceno. Poi un altro che veramente io non... Cioè questo credo sia il peggiore di tutti, non tanto per l'odore, questo sto parlando di un altro olio da massaggio. Lo scarabeo iridescente. Allora vabbè, ovviamente è pieno di brillantini, ma è fatto apposta, quindi nel senso... non mi posso lamentare, anche se secondo me ce n'è dentro troppi. Però vabbè. Il problema qual è? È che non si riesce a stendere. È durissimo. Cioè io... Questo dovrebbe essere un olio, quindi dovrebbe essere prima di tutto comunque oglioso. Cioè bello morbido da stendere. E poi in secondo luogo dovrebbe lasciare ovviamente dei brillantini sulla pelle. Però per prima cosa dovrebbe essere un olio. È durissimo, cioè lo passi, ti grattugia la pelle, cioè più uno scrub, secondo me, ti grattugia la pelle e ti lascia i brillantini, però, cioè, fa male, cioè non riesci a passarlo, è troppo duro, mamma mia, cioè, a parte la marea di brillantini che poi non vengono più via, è un casino, però vabbè, cioè, è fatto apposta, quindi ok, ci sta. Il grattugiamento è qualcosa di... cioè, infatti non so come usarlo, ce l'ho qua, boh. Aspetto che mi venga un'illuminazione, magari qualche...